Buon pomeriggio amici, bentrovati, ancora un appuntamento insieme a Talk Vision. Talk Vision, la nuova programmazione per quanto riguarda primavera e estate. Ci stiamo preparando per conoscere nuovi protagonisti di questa bellissima stagione. Allora, Talk Vision lo sapete ormai tutti, da tanti anni Talk Vision si occupa alla conoscenza di persone e personaggi con la loro storia e la loro carriera. Allora, intanto vi voglio ricordare che Talk Vision lo vedete tutti i giorni alle ore 13 sul canale 15 di canale di Catalan TV, dopodiché in replica tutti i giorni alle ore 13. Oggi come prima puntata in questa apertura di marzo abbiamo il mio amico, nonché la mia amica Rossella, che sono dall'altra parte del cavo per raccontare la loro storia, la loro vita, la loro arte, che insomma che ha sempre molto molto da raccontare. Il do il benvenuto, la buonasera a Giovanni Floris e Rossella. Buon pomeriggio, come state? Ben trovati. Ciao. Tutto ciao, bene, Chico. Tutto bene. Ah, che bello. Il rientro da Bologna. Allora, intanto siamo già un anno che non ci sentiamo. Nel frattempo, che cosa è accaduto dall'ultima volta che ci siamo visti? Beh, intanto che io il 18 ho fatto il 69esimo anno d'età. Allora noi ti facciamo tanti auguri a te, tanti auguri a te, e tanti auguri a Giovanni, tanti auguri a te. Allora, detto questo, che sei appena rientrato da Bologna, naturalmente perché ancora una volta hai portato la tua arte oltre i confini della Sardegna, no? Giusto? Abbiamo sbarcato il mare. Com'è stata? Racconta com'è stato questo nuovo debutto, perché stiamo sempre tutti reiniziando, no? Diciamo che te ne parla Rossella, perché io ero qui e ho lavorato sui materiali, poi lei invece era su e ha organizzato questa serata, che poi è durata una settimana, e te lo dice lei. Ciao Rossella, ecco. Ciao Chico, praticamente c'era il compleanno di Vasco, i 70 anni di Vasco, e quindi l'idea è nata così, di fare un omaggio al 70esimo compleanno di Vasco, organizzando un allestimento in questo locale di Bologna che si chiama Gallery 16, e che peraltro è un locale dove vendono dischi, cose un po' di nicchia, particolari, e allestire lì una piccola mostra delle opere che ha fatto Giovanni relativamente a Vasco Rossi. Ecco. Di quanti pezzi stiamo parlando? Che cosa avete proposto al pubblico? Guarda, abbiamo proposto, intanto abbiamo portato l'originale della seconda sedia che Giovanni ha creato per Vasco Rossi, perché una prima sedia era stata consegnata nel 2013 direttamente a lui, e poi nel corso del lockdown, che ha portato dei frutti, lui ne ha creato un'altra, quindi abbiamo portato questo originale da esposto, che tra l'altro è valutato su una rivista di Casa d'Arte di Milano, la Prearo. E poi abbiamo portato anche due dei 10 specchi che ha creato Giovanni nel corso dell'ultimo anno. Quindi abbiamo allestito questa vetrina con la sedia, gli specchi, poi abbiamo fatto una vetrofania per gli auguri, ovviamente. Poi c'erano dischi. Però vedi, a Vasco gli avete fatto gli auguri, io che sono nato lo stesso il 7 febbraio, a me niente mostra, proprio zero. Oddio, allora dai, perché prossimo anno. Io e Vasco condividiamo lo stesso giorno e lo stesso mese. Ma tu ne fai 40, non 70. Magari, hai un pranzo pagato. Capisci che, insomma, no? Adesso... Come mai Rossella, questo se ve lo posso chiedere, questo attaccamento così affettuoso a Vasco Rossi? Come nasce questa voglia di mettersi in gioco, in discussione? Anche perché oltre a questa mostra, tempo fa abbiamo parlato anche delle famose panchine di Zocca che avete, insomma, che poi magari vogliamo anche un attimino parlare anche di questo per capire come è proceduto, come è andato avanti il progetto. Come mai questo attaccamento a questa star nazionale e tra un po' anche internazionale, perché si sta facendo notare anche dalle altre parti del mondo?
Parli per me? Vuoi E sapere da beh, me o vuoi visto che sapere da... siete in stretto contatto con Giovanni. Io sì, sono una fan di Vasco, diciamo non di quelle esagitate, cioè sono fan che si scatena ai concerti, perché nei concerti c'è la parte di Dottor Jekyll e Mr. Hyde che esce, però insomma, diciamo che durante l'anno sono abbastanza contenuta e insomma, tranquilla. Posso testimoniare però che in casa un altarino con tutti i cimeli, capito? Quindi secondo me la sera quando va a letto comunque lo prega, ecco, questo è il No, concetto. è vero, ho tutta una mensola piena Invece Giovanni, dimmi tu, come nasce per te questo attaccamento a Vasco? Ma guarda, come nasce l'attaccamento a Vasco? Allora, intanto io di mestiere, lo sai, devo ancora individuare la vena giusta, cioè faccio l'artista perché è difficile fare altro, specialmente qui in Sardegna. E il discorso di Vasco è perché comunque nel panorama della musica italiana, come hai giustamente detto tu, anche un po' internazionale perché ci sta finalmente provando, è un numero uno ed è seguito pertanto da milioni di persone, insomma, parliamo veramente di milioni. Allora, tu prima parlavi delle panchine, io ho pensato all'epoca di fare con i fan che sono milioni l'arredo urbano gratis al comune di Zocca. Quindi, che cosa c'è? Abbiamo fatto questa operazione dove chiedevamo un piccolo contributo di 30 euro per avere due mattonelle, una che andava nella panchina Zocca e una che ce l'avevano appunto nell'altarino a casa, eccetera. Certo. E quindi diciamo che da lì è nato tutto. C'è un precedente che è quello della sedia di Torino, ma lì parliamo già del 2013. 2013, quando Vasco era un altro Vasco, cioè non era attento come adesso all'arte, a tutta una serie di cose. Perciò da cosa nasce cosa? Adesso con questa ultima proposta che sono gli specchi, è perché io nel mio percorso ho portato avanti una cosa che involontariamente o volontariamente riguarda anche te. Lo specchio, quando ti fai la barba la mattina, lì bugie non le puoi dire perché sei tu e lui. Quindi allora ho toccato questo oggetto perché chiaramente noi abbiamo diverse visioni di Vasco, ma la visione vera sua ce l'ha solo lui nello specchio. Quindi è inutile che andiamo a girare intorno. L'io di ognuno è dentro di noi, nessuno lo conosce. Insomma, tu Ecco, poi. come tu che sicuramente lo conosci un po' meglio di me, Vasco, come è cambiato negli anni, con i 70 anni, visto che ormai i 70 anni sono arrivati, è più saggio, no? È diventato un uomo saggio. Ma sai, secondo me poi lì, anche lì c'è il pro e il contro, perché c'è chi ama il vecchio Vasco e chi ama il nuovo Vasco, no? Nel senso che il vecchio Vasco è quello che in un modo o nell'altro gli ha fatto perdere il Festival di Sanremo, però diventa il numero uno. Quindi voglio dire, adesso Vasco è diciamo sempre, che. rappresenta sempre la trasgressione oppure un po' si è ridimensionato e adesso un po' tocca altri temi come l'amore, come insomma, come i rapporti sociali. Diciamo che lui l'amore l'ha sempre toccato perché al centro delle canzoni ci sono sempre le donne, no? E quindi il suo essere, tra virgolette, come dire, appassionato della femmina l'ha sempre dimostrato. Però, sai, un conto è dimostrarlo all'epoca e un conto è dimostrarlo oggi. Oggi lui, per esempio, tra virgolette, è molto più vicino alla moglie, l'ha sposata, cioè, quindi Certo. c'è una sorta di ingresso della famiglia in Vasco, cosa che prima non c'era assolutamente. Cioè, Quindi prima una Vasco. maturità di base. Sì, mentre dico questo, dico che comunque lui vive con lo specchio ed è l'io, è sempre lui. Quindi alla fine, anche se oggi è maturato o no, questo dipende da come lo vedi, però Vasco è, secondo me, è amico, conoscente, parente, è di se stesso. Cioè, di nessun altro. È diventato anche un uomo social, adesso si presta molto al suo pubblico tramite i social, Ma vedo sai, che quello. ogni tanto fa le clip, si propone, si dà, si Sì, quello. concede, ma soprattutto al suo pubblico, visto che lo aspettano sotto casa e quindi Ah, è sempre la attento. processione c'è sempre. Il fatto dei social è perché, comunque, diciamo che
è una sorta di cosa inevitabile, e in più ci permette quello che non ci permette la società, cioè di comunicare, perché se ci fosse, grazie, ecco, per esempio questa cosa che stai facendo tu è molto interessante, perché finalmente uno va sul canale 15 e anche se è da aggiustare ancora, c'è da fare, perché c'è da crescere, però uno vede in telegiornale. Vede qualcosa, insomma. Certo. Adesso io mi auguro che tanti come noi, tu appena ci hai chiamato, sai che noi ci siamo, riempano il palinsesto, perché il palinsesto va riempito e deve diventare attraente. Nel senso, io sono stufo di vedere dei TG stanchi, peraltro partitocratici, quindi voglio vedere delle cose più snelle, Allora, capito? diciamo al nostro pubblico che ci sta guardando da dove stiamo comunicando e se tu ricevi bene il nostro canale. Sì, io guarda, quando tu stamattina mi hai chiamato, peraltro con tutte le difficoltà del caso, perché noi siamo stati forse i primi a comprare il decoder, no? Però poi tramontarlo, metterlo a posto, c'è tutta una sorta di cose complicate. Cioè, sono quei progetti a pioggia che li buttano là, poi alla Beh. fine lavatevi le mani. Quindi devo dire, appena tu mi hai chiamato, ho provato a sintonizzarmi sul 15 e ho visto il telegiornale, ho visto delle pubblicità, perché giustamente un palinsesto si deve reggere anche con le pubblicità. Mi auguro che siano copiose, non esasperate, nel senso che ci vogliono in mezzo anche delle cose, tipo quella che stiamo facendo adesso o altre. La Sardegna è piena di cose da fare, quindi basta farle, insomma, A ecco. proposito di pubblicità, ci fermiamo un secondo per mandare il nostro primo blocco e poi ci No. rincontriamo qua per chiacchierare con te, Giovanni e con Rossella. Dimmi. Ah? Pubblicità. Dillo tu. Pubblicità. Pubblicità. Di giorno, caffetteria, pasticceria e pranzi veloci. Di sera, aperitivi e apericene. Dal 1964, la nostra qualità è al vostro servizio in tutte le ore della giornata. Bar Cristallo, piazza 20 settembre, Porto Torre. Ristorante e pizzeria Casablanca vi propone la cucina di mare e la cucina di terra. Si organizzano banchetti per cerimonie varie. Ad Alghero, via Principe Umberto 74. Telefono 079 67 63 288. Ristorante Borgantico, una cucina ricercata per incontri speciali. Ci trovate ad Alghero in via Zaccaria 12. Telefono 079 49 25 370. Cargomme, ridiamo vita alla tua auto. Pneumatici, cerchi in lega, equilibratura e assetto. Questo e molto altro da Cargomme ad Alghero, Regione Calboneddu. Amici, ben rientrati dalla pubblicità, sempre come detto prima in compagnia di Giovanni Floris e Rossella per parlare della loro arte, qui parlare della loro mostra a Bologna, giusto? Eravamo a Bologna a fare questa. Assolutamente sì, a Bologna, in centro, via Nazario Sauro. Hai visto? A festeggiare questa grande star che è Vasco Rossi. Poi, tra l'altro, tu, se non sbaglio, Giovanni, correggimi se sbaglio, hai un rapporto d'amicizia molto stretto o anche di parentela con Diego Spagnoli, che insomma, per quanto riguarda Vasco, è la sua costola destra, insomma, no? Insomma, è il suo direttore di palco, colui che ecco, com'è nata questa amicizia con Diego? Questo stretto rapporto che, insomma, io so che vi conoscete, vi sentite, vi frequentate, tra l'altro è Sì, no, anche. no, lui è testimone di nozze, cioè, quindi sì, ma ecco, questo lato parentela l'abbiamo già sviscerato, è testimone di nozze. Il discorso della conoscenza è nata nel tempo, devo dire, l'ho cercato io, probabilmente perché già volevo, come a Torino ho dato sto sedia, capire come si poteva fare per arrivarci. E lui, devo dire, è stato molto disponibile. All'epoca era reduce da un incidente stradale, quindi è venuto alla stazione di Brescia con le stampelle. Ci siamo visti. Probabilmente è nata una questione di pelle, Certo, così e da succede. lì tante cose. Insomma, voglio dire, potrebbe somigliare alla mia e alla tua di storia. Cioè, quando ci siamo visti, poi da lì abbiamo fatto delle cose. Insomma, Certo, certo, ci siamo certo. sentiti ieri, c'era anche Rossella. C'era mia moglie, c'era i figli, insomma, abbiamo fatto una telefonata, sai, per il fatto degli auguri, no? Quindi, però ecco, ci sentiamo in continuazione. Indubbiamente, io sento la sua preoccupazione, perché, sai, lui poi fa solo questo mestiere. Se questo mestiere purtroppo non ce lo lasciano fare, diventa un po' dura la cosa. Quindi, però,
Regge, perché è un uomo, insomma, che si sa gestire. Ecco, adesso tu hai anticipato adesso involontariamente la domanda che stavo per farti: come hai vissuto tutto questo periodo tra alti e bassi, insomma, cadute, ci siamo rialzati in piedi, ci siamo rimetti in moto, insomma, abbiamo cercato un attimino di aggiustare il tiro in tante maniere. In questa maniera come la stai vivendo, in questo momento come la stai vivendo questa, tra parentesi, pandemia interminabile? Allora, diciamo che tiro in ballo mia moglie, perché mia moglie fa l'insegnante, e quindi dopo essere arrivati a spendere circa 1000 euro di tamponi, un bel giorno ci hanno detto: se non fai il vaccino non puoi più andare a scuola e non puoi più prendere lo stipendio. Allora ci siamo messi seduti intorno al tavolo, io, mia moglie e mio figlio, abbiamo detto: o lo facciamo tutti e tre o non lo fa nessuno dei tre, quindi se va bene viviamo, se non va bene moriamo tutti, insomma. Quindi abbiamo fatto questo tipo di scelta. Quindi siete vivi, vuol dire è andata bene, grazie a Dio è andata bene, dai. È andata bene. E ci siamo vaccinati. Per quanto riguarda me invece, che non essendo mai stato per scelta statale, io sarei andato avanti tranquillamente, però sai, l'artista, virus o non virus, posso dire una piccola parolaccia, non fa un cazzo dalla mattina alla sera, perché non c'è arte. Quindi alla fine la pandemia, io adesso ti manderò poi più avanti, quando se ci risentiamo eccetera, l'ultima cosa che ho fatto è mi si è seccato un albero nel giardino che ci aveva dato marmellata. E allora sai, qui come si dice in Sicilia, boga samatta, però no, e l'ho dipinta d'argento, quindi c'ho adesso un albero d'argento che per me significa la speranza, tante cose eccetera, in mezzo al giardino. Quindi l'artista purtroppo povero nasce e povero muore. Se va bene, dopo morto qualcuno si ricorda. Giovanni, tu mi hai mandato una clip, che cosa racconta la clip che mi hai mandato? Dipende, perché io ti ho mandato delle cose sulla mostra di Bologna, ecco. Un'apertura, così tanto per capire che io chiamo la mia azienda Officina Floris, sì. Valore aggiunto, nel senso cerchiamo di arrivare dove gli altri non arrivano. Allora mi hai mandato esattamente tre clip, ok, mandiamo questa, beh, rimanimi fermo lì e mandiamo questa. Architettura, design, quanti ti abbiamo visto protagonista con Vasco in questa clip? No, sono proprio quattro le clip. Sì. Eri proprio con lui, ti ha proprio, insomma, accolto a braccia aperti, ho visto. Sì, siamo a Torino, come ti dicevo, la prima cosa fatta, e da lì poi è partito tutto. Vediamone un'altra. Non ero mica di Napoli, e mi ricordo che un mese si escludeva, dicevano che qui c'era poco posto, anche così mi si escludeva, prima scuola sì. In Toscana, ecco qua siamo rientrati dalla clip, questa proprio sono delle pillolette molto molto brevi, ma che raccontano veramente tanto qua, vediamo cosa allora sì. vediamo di riassumere. Se vuoi fare un film me lo dici. Ecco, vedo la sedia di Vasco, queste sedie che tu rifai rivivere in qualche maniera, questi restyle che fai, Giovanni. Sì, anche perché la sedia, abbiamo scelto la sedia di osteria perché lui alla fine, vivendo a Zocca, è un piccolo paese dove si frequenta il bar, dove si frequenta l'osteria, quindi non siamo andati a cercare una sedia sontuosa, abbiamo cercato una cosa semplice. Per insomma, così vincere anche i Natali da Montanaro, ecco, queste sono le cose fondamentali. Che fine fanno queste opere una volta che tu le hai realizzate? Si vendono, cioè sono fatte per i collezionisti? Allora, ecco. Assolutamente sì. La sedia, quella che è stata esposta per questa mostra che abbiamo fatto a Bologna per il 70° compleanno, diciamo così, il secondo originale, perché in realtà il primo è quello consegnato nel 2013,
Poi e quello ce l'ha apro e chiudo e quello ce l'ha vasto. Apro e chiudo una parentesi perché bene o male la seconda sedia è nata proprio nel periodo del lockdown, e perché comunque io mi sono messa di punta a cercare di convincere Floris a farne un'altra. Sì. Alla fine ci sono riuscita, la volevo portare a Bologna e ci sono riuscita. E quindi quella, a parte che è valutata 8.000 euro, quindi è anche una cifra importante. Per i fan vengono fatti i multipli, e quindi sono la medesima sedia come forma, e sempre col cappellino di Vasco che diventa di legno con la tecnica che usa Floris. E comunque vengono numerate quelle dei fan, e sono sempre pezzi unici, perché non è che Floris fa una sedia e quell'altra è gemella. Certo. È, non so, una è la numero uno. Certo, certo. Quindi pezzi unici. Pezzi unici. La 1 e la 2 sono sempre pezzi unici. Unici, esatto. Hai capito? Soltanto una progressione di numeri rispetto a chi l'ha ordinata prima e chi l'ha ordinata dopo. Certo, certo. Però sono proprio pezzi unici. Ci vediamo la clip numero 3 prima di salutarci. Vediamo un pochettino. E l'arte, il settimo senso. Solo la bellezza può salvare il mondo. Bene, vediamo l'ultima, ci giochiamo anche l'ultima. L'ultima, tanto sono brevi e... Solo la bellezza può salvare il mondo. E mi ricordo che cadeva come se da qui io potessi andarmene dove. E mi ricordo che mi si escludeva e sono ancora qui. Allora Giovanni, parlare con te, con Rossella, insomma, è bellissimo, il tempo è tiranno ed è praticamente volata la nostra programmazione, il nostro tempo a disposizione. Posso sta quasi dire una cosa? Certo che puoi aggiungere, certo. No, volevo concludere perché dopo questa trasferta a Bologna, peraltro dove c'è stato anche un episodio un po' così, diciamo negativo, nel senso che è venuto a mancare Paolo della Trattoria Vito. La Trattoria Vito a Bologna è un'istituzione che nasce con la musica, cioè tutti gli artisti, Cuccini, Vasco, Morandi, adesso non mi voglio Dalla, eccetera, eccetera, sono passati da lì, nel senso che la sera poi con la chitarra andavano lì, mangiavano, suonavano e si conoscevano. Quindi questa cosa mi ha fatto venire in mente che sarà il prossimo progetto un percorso che riguarda non più solo Vasco, ma che riguarda tutta la musica Emilio Romagnola nata lì, insomma. E questo omaggio lo vorrei dedicare proprio a Paolo, perché mi sembra che abbiamo un contributo, no? da vedere. Sì, certo, assolutamente, certo, sì. certo. E peraltro io ero a cena da lui la settimana scorsa e non avrei mai immaginato questa tragedia, però ci piace ricordarlo così come lo vediamo, insomma. Bene. Agevoliamo le immagini. È una persona straordinaria. Hai fatto molto bene a ricordarlo. Dimmi Rossella, volevi aggiungere qualcosa? Sì, io volevo dirti che oltre appunto alla sedia e quant'altro, ci sono anche, volevo spendere due parole sugli specchi, perché gli specchi sono 10 tutti diversi, ognuno ha un nome, perché a seconda delle immagini che sono stampate sulla cornice gli abbiamo dato un nome, e sono acquistabili anche questi, sono numerati anche questi, e sono comunque oggetti d'arte, perché sì, chi li ha visti in foto poi casomai l'ha visto dal vero, ha detto cioè uno non se lo può immaginare, sono degli oggetti veramente molto molto belli. Prima di salutarci definitivamente voglio fare uno stacco pubblicitario, poi ci salutiamo. Pubblicità. Ristorante Tavola Calda Anfora, primo, secondo, contorno e bevanda a 10 euro. Siamo a Sassari, via l'Italia 50.
Ristorante e pizzeria Piazza Garibaldi. Vi aspettiamo per farvi gustare i nostri favolosi piatti. Siamo a Porto Torres, in Piazza Garibaldi. Bar Snack Bar Il Corsaro, dalla colazione all'aperitivo. Fernanda vi aspetta tutti i giorni in via Diez ad Alghero. Riserva ai tuoi cari un sereno ed eterno riposo. Agenzia Funebre Giuseppe Cugusi, al tuo fianco nei momenti più difficili. Alghero, Viale Sardegna 39. Continuano le offerte da Europeana. Friggitrice ad aria da 6 litri, forno a microonde con grill da 20 e scopa elettrica ricaricabile. Europeana, via Sassari 49 ad Alghero. Ristorante e pizzeria La Bottega della Pizza, la pizza con i migliori lieviti madre, a Sassari, piazza Cavallino di Onestis 4. Vi aspettiamo. Ristorante e pizzeria Aragon, cucina mediterranea di terra e di mare, pizze senza glutine. È ad Alghero in via Gramsci 8. Ben rientrati dalla pubblicità, ci troviamo ancora in compagnia di Giovanni Floris e di Rossella. Allora, ci rimangono i saluti, Giovanni, dimmi quello che vuoi. Sì, è semplicissimo, che questa cosa è andata molto bene e avrà un seguito, per la precisione il 31 di marzo, perché una nostra amica di Orvieto ha scritto un libro, una bellissima cosa, si chiama Due, dove la donna che viene, tra virgolette, è un grande parlare di questa violenza delle donne, eccetera, viene maltrattata a casa, consola ascoltando la musica di Vasco Rossi. Per cui il 31 di marzo si riproporrà di nuovo al Gallery a Bologna i pezzi miei, quindi le opere, ma ci sarà la presentazione di questo libro e verrà fatta in maniera teatrale attraverso un artista, eccetera, eccetera. Quindi il 31 di marzo è Bologna, via Nazario Sauro 16, al Gallery 16. Che Dio vi benedica. Grazie Giovanni, grazie Rossella, e con gli amici di Talk, con gli amici di Talk Vision, l'appuntamento è rovata. Alla prossima, ciao, che lo sia, a domani. Ciao a tutti, buona serata, buon pomeriggio. Ciao. Grazie, complimenti. Grazie, ciao.